Ci troviamo all'interno di Casa dei Carraresi di Treviso, questo spazio di proprietà di Fondazione Casamarca che ospita questa prima personale in Italia dedicata a una straordinaria fotografa, Inge Morat. Il titolo che abbiamo deciso di individuare per questo percorso espositivo è estremamente simbolico. Inge Morat, la vita, punto, la fotografia, perché l'intento è proprio quello di descrivere da una parte il percorso umano di questa donna e dall'altra parte la sua carriera straordinaria all'interno del mondo della fotografia. La mostra cerca di descrivere la vita estremamente interessante di questa donna, una vita che cresce all'interno del dramma della Seconda Guerra Mondiale, che comincia a lavorare come giornalista e che progressivamente si avvicina al mondo della fotografia, frequentando le persone di riferimento di quegli anni di questo mondo. Parlo di Robert Capa, di Henri Cartier-Bresson, di David Seymour, persone che lei conosce direttamente e che ha modo di collaborare. Ma è solo nel 1951 che si avvicina ufficialmente alla disciplina della fotografia e inizia questo percorso che sarà estremamente rapido, che gli permetterà subito di prendere un posto all'interno della più celebre, blasonata agenzia fotografica, che è la Magnum Photos di Parigi. Ci sono due anime che caratterizzano questo percorso espositivo. Da una parte i suoi principali reportage. Dal 1953 in poi inizia a viaggiare e lo fa in maniera solitaria, quindi anche con un certo coraggio. E quindi intraprende dei viaggi in Spagna, in Iran, in Iraq, sul Danubio per raggiungere la Romania e in tante altre nazioni. Dall'altra parte abbiamo raccolto un numero estremamente significativo di ritratti. Il ritratto è una dimensione della sua fotografia estremamente interessante che si ricollega anche alla sua vicenda privata. Perché nel 1960 conosce lo scrittore americano Arthur Miller, nel 1962 si sposeranno e quindi con questa relazione avrà anche la possibilità di interfacciarsi con i principali figure del mondo della letteratura e non solo, perché abbiamo anche la musica, abbiamo anche le arti visive di quegli anni e quindi avrà la possibilità di fotografare queste persone. Ma questi scatti non saranno mai banali, superficiali, rifletteranno sempre la sua ricerca di trovare nella persona ritratta un'intimità, quindi sono sempre frutto di un percorso di approfondimento che riflette anche la sua conoscenza delle lingue, perché alla fine della sua vita Inge Morat sarà in grado di parlare molte lingue. Ovviamente la sua lingua madre, il tedesco, lo spagnolo, il francese, l'inglese, ma anche il russo, il mandarino e il rumeno. Aveva una grande vocazione rispetto ovviamente alle lingue, ma era anche un'occasione per degli strumenti, per i suoi reportage, perché era un'occasione per approfondire in maniera più profonda la conoscenza di un determinato territorio e della comunità di riferimento. L'interesse di Inge Morat si indirizza sempre alle persone innanzitutto e agli aspetti della vita quotidiana. Non è un caso che, come conseguenza anche nell'aver vissuto in prima persona il dramma della Seconda Guerra Mondiale, si trovava a Berlino appunto nei momenti dei bombardamenti, decide consapevolmente di abbandonare qualsiasi tipo di fotografia che fosse riconducibile al mondo della guerra, della sofferenza. E quindi decide di focalizzare la sua attenzione solo e esclusivamente sulla vita quotidiana.
La mostra si struttura in due momenti prevalentemente. Un primo momento introduttivo che permette di approfondire il primo parte del titolo di questa mostra, La vita, e quindi c'è la possibilità di approfondire la conoscenza di tutti i suoi principali passaggi e contemporaneamente anche avendo allestito un grande muro di fotografie di grandi autori che l'hanno fotografata, vedere anche la sua evoluzione negli anni come figura. Quindi ci sono moltissime fotografie anche su Ingeborg che fotografa. Il secondo momento invece è la descrizione approfondita dei suoi principali reportage, dal 1953 fino alla fine del 2002 in cui viene a mancare. Con la precisa volontà di aiutare il visitatore ad entrare nell'intimità del lavoro e della vita di Ingeborg, abbiamo costruito un angolo nel percorso espositivo dove c'è la possibilità di vedere la casa dove Ingeborg abitava. È una casa di campagna che si trova a 2 ore di macchina da New York, dove lei decide di andare a vivere con lo scrittore Arthur Miller. Ed è una casa immersa nella natura dove fa crescere i suoi 2 figli, Daniel e Rebecca. Ed è una scelta precisa, c'è la volontà di abbandonare la frenesia del mondo moderno, di New York, di una città così frenetica, e di dedicarsi anche alla vita privata, senza però mai abbandonare la dimensione della fotografia. Come linea guida abbiamo deciso di scegliere un autoritratto di Ingeborg realizzato nel 1958 a Gerusalemme. È una fotografia che ci permette di far capire che innanzitutto era una donna che viaggiava da sola, era una donna che cercava anche di leggere se stessa rispetto ovviamente a questa vicinanza al mezzo fotografico, ma è anche un'occasione per creare un vero e proprio cerchio all'interno di questo percorso espositivo. È la prima immagine che il visitatore vede ed è in un certo senso anche l'ultima immagine, perché alla fine di questo percorso abbiamo preso una fotografia estremamente importante, simbolica. È una fotografia che Ingeborg realizza pochi giorni prima di morire. E lei, in questa sua casa, in questa sua fattoria, sta aspettando il momento ovviamente della fine, decide di prendere questa fotografia del 1958, in cui lei era giovane, e di porre sopra questa fotografia una piccola foglia e di fotografarla. Ovviamente poi viene a mancare e nel momento in cui gli eredi decidono di chiamare delle persone per catalogare, per fare ordine su questo grande archivio, queste persone scoprono che una macchina fotografica ha un rullino che deve essere ancora sviluppato. E quindi viene sviluppato e emerge questa fotografia che è estremamente rappresentativa, dove dietro la sagoma di questa foglia si vede l'autoritratto scattato nel 1958 a Gerusalemme e si intravedono gli occhi. Una seconda fotografia rappresentativa del lavoro di Ingeborg è la celebre immagine del lama che esce da un taxi di New York. È un progetto che fa parte di un reportage che gli viene commissionato dedicato agli animali impiegati nei set cinematografici. E lei si trova a New York, ha la fortuna di essere al momento giusto e di ritrarre l'istante in cui il lama esce dal finestrino di questa macchina e sbuca fuori, e quindi lei immortala questo momento.
Beh, un'immagine importante dei ritratti sono le serie di fotografie che lei realizza su Marilyn Monroe. Siamo nel 1960 all'interno del set cinematografico di Misfits, di questa pellicola hollywoodiana con la regia John Huston e sceneggiatura di Arthur Miller, e lei viene incaricata di realizzare alcune fotografie. Si reca nello stato del Nevada, dove c'è questo set, con Henri Cartier-Bresson, perché erano loro due che dovevano realizzare questo reportage fotografico, e realizza una serie di fotografie dedicata alla celebre attrice americana. Ma il destino vuole che di lì a poco il rapporto che all'epoca esisteva tra Marilyn Monroe e Arthur Miller, erano sposati, si rompe, e quello è il punto di contatto poi per creare un rapporto che poi successivamente sfocerà in un matrimonio nel 1962 tra il celebre scrittore americano Arthur Miller e Inga Morath. Il messaggio custodito e protetto all'interno di questo percorso espositivo è un messaggio legato alla dimensione del coraggio. Inga Morath rappresenta una figura di una donna che si è ritagliata un ruolo nel mondo della fotografia negli anni 50, dove all'epoca era prevalentemente maschile, con una concorrenza di straordinari maestri della fotografia come uno per tutti Henri Cartier-Bresson, e riesce a portare avanti la propria ricerca fotografica basata su proprie necessità interiori in maniera coerente. E quindi forse il messaggio che emerge, o che meglio ci auspichiamo che possa emergere da questo percorso, è quella di portare avanti le proprie necessità interiori con coraggio e di non avere mai paura.